che sono sicuro e ogni volta che mi sembra solo, ogni volta che mi viene in mente qualche cosa che non c'entra niente, una volta. E ogni volta che non sono solente, ogni volta che non è importante, ogni volta che qualcuno si parte non dai vostri presupposti, cioè nel senso che comunque io non sono giornalista, non sono un magistrato, non sono rappresentante di un'associazione come Polis, quindi diciamo da cittadino comune e da chi ha vissuto politicamente in maniera forte un certo periodo della nostra storia. Vedo purtroppo degli echi un po' pericolosi di quegli anni lì, parlo degli anni di piombo, parlo della strategia del terrore. Abbiamo messo l'altro elemento, la trattativa. Esatto, ma non solo, perché voi tra l'altro non l'avete ricordato, però questo attentato di Brindisi avviene pochi giorni dopo l'aumentare dell'allerta da parte insomma, delle istituzioni nei confronti del terrorismo. No? Il mio è un dubbio vero, non è una domanda retorica, però mi sembra veramente strano il fatto che comunque tutto ciò avvenga quando gli organi di informazione stanno pompando così tanto insomma, su questo pericolo, attentati, terrorismo e così via. E tra l'altro poi in un momento in cui, a differenza di quegli anni cosiddetti di piombo, in cui comunque c'era una politica intesa nel senso più alto del termine, chiaramente, e, una politica forte, una politica seria e radicata sul territorio, e tutto ciò invece sta avvenendo adesso in un momento in cui appunto la politica ha fallito. Tra l'altro non aveva durante una manifestazione a Roma, una petizione per la pace, e Giancarlo di San Paolo che li disegnava insomma, sul viso il simbolo della pace. E un giorno stavano tutti quanti a casa, c'è il citofono, il portiere del palazzo, e il padre va a rispondere, il portiere del palazzo fa: dottore, guardi che deve spostare, si bisognerebbe spostare la moto di suo figlio. E c'è il padre di Giancarlo fa: la moto? E che moto? Perché Giancarlo 6 anni si era fatta regalare dalla fidanzata dell'epoca una Vespa a 125, se non mi sbaglio, molto molto appariscente, era strisce tipo verde e bianche, insomma una cosa proprio come al solito suo, cosa che chiaramente, assolutamente, contravvenendo i dettami del padre, ma non facendolo di nascosto, ma quella poi era una cosa, insomma, che non abbiamo usato di Giancarlo, che le cose le faceva così, cioè ma sfidava a viso aperto l'autorità comunque, no? Ha cominciato quella del padre. Perché proprio niente, lui tranquillo si è fatto regalare questa moto e l'ha parcheggiato tutto al portone anche insomma in maniera abbastanza insomma così che bisognava spostarla perché sennò insomma comunque intralciava il passaggio di persone e auto e così il padre scoprì il fatto che praticamente Giancarlo Siani aveva la moto quando poi in realtà insomma appunto era stato solo c'era questo diktat familiare che vietava in assoluto cose del genere. E questa è una cosa che per me è stata fantastica perché scrivere questo libro me l'ha fatto sentire ancora più vicino, mi ha fatto riappropriare di quello che era il sentimento nei confronti di Giancarlo all'epoca, cioè di sentirlo come simile a me ed è stato veramente bellissimo e ringrazio sempre, non finirò mai di ringraziare Paolo Siani per i ricordi che mi ha donato perché è stato veramente disponibilissimo, fantastico e commovente. Non nascondo che tante volte
erano più silenzi fra di noi che i dialoghi, perché insomma comunque lui per ricordi personali, io per quello che mi aveva raccontato, c'erano stati momenti di commozione veramente intensissimi, per cui tante volte i silenzi erano, erano lunghi, ma significativi, perché, perché insomma. Allora con te riprendiamo appena torna okay. Il procuratore. E dovete chiedere magistrati, magistrati. Nel centro-sud la scelta è obbligata. In altri posti d'Italia, magari al nord, magari in altre parti, il soggetto che entra in magistratura non è obbligato a fare una scelta, perché raramente si pone il problema mi uccidono o non mi uccidono. Nel centro-sud tutti si pongono il problema mi uccidono o non mi uccidono. Se la scelta è di fare il magistrato una sola volta e non il magistrato magistrato, vuol dire che tu hai deciso di trattare con la criminalità. E si tratta anche semplicemente, non facendo un'indagine in più, si tratta anche semplicemente non arrestando il delinquente che deve essere arrestato, si tratta anche di non fare il proprio dovere fino in fondo seguendo la spinta di quello che si dichiara garantismo, ma garantismo non è, è qualcos'altro. I pubblici ministeri che lavorano seriamente nelle indagini sono più garantisti di tutti, perché sono in magistratura, perché hanno una cultura della giurisdizione, ma soprattutto che se non fossero garantisti, se non volessero essere garantisti non produrrebbero un risultato efficace, perché sappiamo che nel nostro ordinamento la violazione delle garanzie produce nullità e inutilizzabilità degli atti processuali. Quindi o per cuore, o per intelligenza, o per passione, o semplicemente per tutelare i risultati dell'indagine, i magistrati italiani sono garantisti, i primi a essere garantisti sono i magistrati antimafia. Chiediamo allora risultati e soprattutto chiediamo che si indaghi e si processi senza guardare in faccia a nessuno e fronteggiando le spinte spesso che invece vanno in senso opposto. Spesso un magistrato più attaccato e più diffamato è proprio quello che fa il suo dovere fin fondo. Come attaccato e diffamato erano addirittura Falcone e Borsellino, Falcone addirittura anche dalle persone per bene. E questa attenzione, questo è importante. Voi che siete persone per bene, quando individuate il magistrato che lavora bene, dategli fiducia. Dicevo prima, pretendete risultati, ma abbiate pazienza anche, perché Falcone, il processo alla mafia non è che l'ha inventato in due giorni, dietro ci sono 15 anni di carriera per ottenere quei risultati, il momento opportuno, le opportune collaborazioni, l'impianto normativo favorevole. Date anche fiducia, poi una volta individuato il magistrato magistrato o il gruppo di magistrati magistrati, dategli fiducia.